Creiamo una linea, line. La linea può essere creata con diverse possibilità. Entriamo in una finestra, ad esempio la finestra frontale. In questa finestra frontale io disegnerò diversi tipi di linea. In questo caso lo snap attivo. La prima tipologia mi chiede come vuoi iniziare il primo vertice, perché nella linea ci sono dei vertici. Come vuoi realizzare il secondo punto, che è un punto che viene influenzato dal trascinamento del mouse. Abbiamo in pratica due tipologie come punto iniziale e tre tipologie come punti di trascinamento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io creo una linea direttamente qui dentro, quindi faccio una linea di questo tipo, abbastanza semplice, faccio una cosa così, 1, 2 e facciamo 3. Come vedete io qui ho creato questa linea e la linea ha una particolarità, ha dei vertici qui, questo, questo e questo, che sono stati realizzati come vertici corner. I vertici corner hanno la particolarità di creare sempre un angolo senza la curva. È per questo che si chiamano corner. Altra possibilità invece è quella di utilizzare lo smooth. Qual è la differenza tra il corner e lo smooth? La differenza è che quando io farò questa linea e tengo premuto il mouse, io adesso sto tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, in questo momento io vedrò una curva. Faccio un cance, cancello questa curva e la ridisegno con l'opzione che appunto vi ho detto. Comincio da qua e faccio un clic qua. La differenza è che se io adesso faccio un clic, mi sposto da qui a qua e faccio un altro clic, non è cambiato assolutamente niente. Quindi un utente può dire, beh, io ho utilizzato un'altra modalità, però perché non ho questa forma smussata. La forma smussata non ce l'avete perché la forma smussata avviene soltanto quando io creo lo smusso direttamente tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Se io tengo premuto il tasto sinistro del mouse e modifico la posizione del prossimo punto, in questo caso sempre il tasto sinistro del mouse premuto, e rilascio il mouse nella nuova posizione, ad esempio adesso ho rilasciato il tasto sinistro del mouse, lui la curva la cominciata perché questo vertice è diventato smussato e al prossimo click io posso decidere se faccio un click direttamente qui e rilascio il mouse, questo diventa sempre che cosa? Un corner. Tasto backspace sopra il tasto invio per cancellare il punto che è stato inserito. Se io invece voglio creare ancora una curva, quello che faccio è tengo premuto sempre il tasto sinistro del mouse durante la creazione. Questo mi dà la possibilità di introdurre un'altra curva e quando sono, come dire, soddisfatto, concludo. In questo caso faccio un semplice clic. Vedete che facendo un semplice clic lui mi dà sempre la possibilità poi di continuare. Per completare la creazione, tasto destro del mouse e uscite dalla creazione. La forma, diciamo, sostanziale diversa è proprio questa. Qua noi abbiamo degli smussi, qua invece sotto avevamo dei corner. Terza opzione. La terza opzione è abbastanza simile a questa. L'unica differenza si noterà quando noi andremo ad editare poi la curva, perché saranno introdotte delle maniglie che sono definite maniglie di Bézier, delle tangenti che ci danno la possibilità di modificare la forma della curva successivamente. Però faccio un clic, arrivo ancora qua, tengo premuto il mouse, vedete che è un pochino diversa però, eh? Lo tengo premuto, lo rilascio. Qui ho creato questa tangente, vedete che ha una forma un po' particolare come tangente. Arrivo qua, tengo premuto ancora il mouse,
Qui si nota che esistono delle tangenti, quindi delle maniglie di Bézier che vedremo tra poco. E se non mi piacciono, come sempre, tasto back, quindi il back mi dà la possibilità di tornare indietro, se voglio una curva magari meno ripida come ho fatto adesso. Ecco qua, anche qui faccio un altro click. In questo caso vedete che è diventato abbastanza rettilineo, quindi tengo premuto il mouse ancora, così do ancora un po' di curva. Il tasto sinistro e anche qua, tasto destro, cancello. È diversa la curva, non è come la curva smooth. Altra possibilità, ad esempio, è la smooth, ad esempio smooth smooth. Smooth smooth vuol dire che il primo punto che io ho creato è già un punto smussato. E è abbastanza poi simile come forma rispetto, diciamo, a questa, però vedete che l'inizio della curva è una curva che è già di per sé smussata, quindi ha un inizio smusso. Non esiste l'inizio Bézier. Questo diciamo che non è disponibile. Vi ho salvato un file che si chiama 01 tipi di spline, di fianco ho inserito delle scritte che vedremo poi successivamente come si creano corner corner, corner smooth, corner bezier, smooth smooth.